Il Partito Democratico si è affermato come un protagonista indiscutibile della politica italiana, è un bambino ancora piccolo perché sono passati 5 anni, ma è un bambino di sana e robusta costituzione e il suo DNA originario mi sembra che sia vincente, al punto che gli altri ci stanno guardando con grande, diciamo, pure invidia. Tra quelli che venivano dai DS ci si dava del tu e quelli che venivano dalla Margherita si davano tutti del lei, e a me davano del lei e io faticavo, capivo subito se una segretaria o un funzionario venivano dai DS o dalla Margherita, non perché li conoscessi prima, ma a seconda che mi davano del lei o del tu. Mi è capitato anche domenica scorsa di incontrare una delegazione dell'SPD, cioè della socialdemocrazia tedesca, che è venuta qui a Roma per vedere appunto come funzionavano le primarie del centro-sinistra. Ci si inciampa un po' all'inizio, no? Tra sezioni, circoli, federazione, comitati, cioè un vocabolario un po' strano per cui all'inizio magari non ci si intende neanche troppo bene. Però ecco, il Partito Democratico è anche questa sperimentazione quotidiana di diversità, di differenze che poi diventano una cosa sola. Proprio perché è un'epoca di grandi incertezze, incertezze economiche, incertezze sociali, incertezze democratiche, penso che la prima virtù che deve avere una persona che si candida a governare è il coraggio. E per Luigi Bersani ha avuto un grande coraggio perché, come dire, di diritto con lo statuto non modificato sarebbe stato il candidato premier, ma lui ha cambiato quello statuto per avere un altro passaggio di legittimazione democratica. E chi ha coraggio non sbaglia mai, chi ha coraggio per degli ideali non sbaglia mai.